Buongiorno e buona giornata a tutti, cari amici, in questo giovedì 25 giugno 2020. Insomma, tra un mese e un giorno sarà il mio 26 bis, quindi di 26 luglio 26 anni, ma piccola parentesi così. Questo video in cui voglio un po' ridurre il mio tempo a video, voglio andare un po' a descrivere un po' gli inizi della storia dell'attuale World Wrestling Entertainment, che ovviamente iniziamo dicendo che è un'azienda statunitense di intrattenimento che si occupa principalmente di wrestling, ma anche di film, musica, videogame e merchandising. È quotata in borsa al New York Stock Exchange di New York con appunto l'acronimo di WWE. L'inizio della storia della WWE risale al 1948, quando nacque la cosiddetta National Wrestling Alliance, un gruppo di federazioni indipendenti di wrestling che includeva anche la Capital Sports, territorio degli Stati Uniti nord-orientali. Essa fu fondata da Jesse McMahon e Toots Mond il 7 gennaio 1952 ed entrò ufficialmente a far parte del circuito della NWA nel 1953, rimanendovi almeno all'inizio fino al 63 e poi di nuovo dal 71 all'83. In virtù del distaccamento della National Wrestling Alliance, McMahon rinominò la federazione in Worldwide Wrestling Federation, poi accorciato per motivi commerciali in World Wrestling Federation. Dopo molti cambi di nome nel corso degli anni 80 e 90, il 6 maggio del 2002 la WWF divenne nota come World Wrestling Entertainment a causa di un contenzioso legale con il World Wildlife Fund. Citiamo, per arricchire un pochino l'argomento, che il proprietario e azionista, ma anche presidente, amministratore delegato della stessa, è Vincent Kennedy McMahon, aiutato nella gestione dai figli Shane e Stephanie e dal genero Paul Levasque, noto come Triple H. Il quartier generale della WWE è situato nella città di Stamford, nel Connecticut. E al 2019 la WWE è la principale federazione di wrestling al mondo, i cui spettacoli televisivi raggiungono circa 650 milioni di case in tutto il mondo e sono trasmessi in 25 lingue in più di 180 paesi. Poi sappiamo, ora anche senza leggere questo lo so benissimo, che essendo un'azienda, come vi ho detto, che tratta vari temi, ovviamente principalmente quello dello sport, intrattenimento, spettacolo, è ovvio che la WWE deve offrire, come offre già da tantissimo tempo, tanti appuntamenti, partendo dagli show settimanali agli eventi a pagamento in pay-per-view e poi, come me, diciamo, chi segue abbastanza assiduamente, sa che in seno a questa federazione, come proprio videoteca e come videotrasmissione continua, c'è il WWE Network, che è inizialmente concepito ovviamente con alcuni obiettivi, ma poi ovviamente un'offerta che si arricchita sempre di più attraverso un abbonamento particolare. Anzi, mi ricordo, se non mi sbaglio, che la WWE inizialmente
storicamente, appunto, nella storia del network, ha offerto varie proposte agli appassionati. E poi, proprio non molto tempo fa, diciamo che è possibile anche l'iscrizione gratuita, ovviamente con come posso dire, con contenuti un po' diversi rispetto alla versione a pagamento. Quindi diciamo che io, come pensiero principale, come federazione numero uno al mondo, è ovvio che Vince McMahon, come tutti gli altri che ci lavorano, tendono a proporre un prodotto che possa piacere. È magari normale e assolutamente opinabile il fatto del piacere di più o piacere di meno a seconda dei gusti degli appassionati, nonostante comunque ricordiamo molto bene che diciamo un prodotto come quello della WWE, a partire da qualche anno più in là del 2000, ha dovuto cambiare letteralmente il suo standard, è da essere un prodotto un po' più, diciamo, nudo e crudo, quindi magari alcuni match abbastanza un po' particolari, o insomma, diciamola tutta, un po' cruenti, sanguinolenti, ovviamente si è resa conto che doveva, come infine lo è, diventare, ed è diventato, un prodotto PG, nel senso aperto alle famiglie, quindi dove anche negli show settimanali, ma anche in quelli a pagamento, nelle arene, nei palazzetti, c'è tanta gente anche di età differente, partendo dal bambino, dal ragazzino, alla persona più adulta. Quindi è sicuramente la tesi del fatto che è una disciplina dove comunque tutto quello che viene organizzato è, tra virgolette, studiato a tavolino, ed è giusto che sia così. Poi è ovvio, ci sono sempre degli imprevisti, però diciamo, nell'organigramma della federazione c'è gente specializzata nel quindi creare storie, racconti. C'è chi anche, in base alle storie che si fanno, vengono decisi i vincitori di rivalità, incontri e quant'altro. Quindi spero che in questo mio video di quasi 9 minuti, un po', diciamo, per chi ha sentito qualche volta parlare della WWE, ma che non ha mai dato un'occhiata, che so, magari anche al suo canale gratuito, quello di YouTube, dove anche sfogliando, magari a distanza anche di un paio di giorni, si può notare come diciamo, in virtù dell'impossibilità di abbonarsi al network, comunque il canale YouTube della WWE ha anche una buona offerta, ovviamente contenuti molto diversi rispetto alla piattaforma del network. Però, per esempio, quello che vi posso dire, giornalmente, diciamo, ovviamente penso anche per il canale YouTube ci sia un team apposito, per esempio match integrali, magari in riferimento di un pay-per-view che ne so, si tiene adesso a giugno, oppure che si dovrà tenere a luglio, comunque
tutte cose, diciamo, che possono andare comunque ad interessare un certo rango di popolazione, ma d'altronde è così, come per esempio quando ci sono, diciamo, i principali programmi, quindi delle franchigie, come si dice così in America, di Raw, SmackDown ed NXT, diciamo, il contenuto della puntata viene ovviamente diviso in videoclip a seconda delle varie storie, però poi solitamente al giorno dopo, quindi per Raw al martedì, per NXT al giovedì e per SmackDown al sabato, parlo ovviamente vivendo qui in Italia, io e tutti gli italiani, c'è anche a disposizione quello che il canale offre di anche momenti top della puntata, per esempio di questa settimana di Raw, di NXT, di SmackDown, che adesso comunque ho anche notato c'è un ampliamento anche in video riassuntivi oltre dei top 10 moments anche per quanto riguarda diciamo proprio un riassunto raccontato in spagnolo. Quindi io vi saluto cari amici, oggi mi mantengo un po' perché nel pomeriggio è in serata, ho altri impegni, quindi devo centellinare le mie forze. A me non mi resta che salutarvi. Poi, insomma, qualcosa che mi viene in mente di raccontare sulla WWE o magari una cintura o un atleta, posto un nuovo video. Bene, buon pranzo a tutti, visto che ci avviciniamo all'ora di pranzo, e alla prossima. Ciao!